così. Un altro problema riguarda l'autenticità delle lettere paoline. Sono lettere di Paolo, ma saranno state davvero scritte da Paolo così come sono? Tradizionalmente, per 1800 anni, nella Chiesa tutti hanno detto sono di Paolo. Sono state attribuite a Paolo senza problemi. È negli ultimi 200 anni che si è cominciato a dire ma però, ci sono dei perché da superare, da affrontare, prima di dire sono senz'altro di Paolo. Anzitutto lo stile. Sono dette lettere, ma per sé, più che lettere, sono esortazioni, e questo è una cosa che è abbastanza comune a tante lettere per sé. La lettera agli ebrei è una grande predica, anche se è una lettera. Così la lettera ai Efesini è una predica anche quella, se vogliamo. Così varie altre lettere sono più prediche, più esortazioni. No, sul piano stilistico, Queste tre lettere, ecco, sono più esortazione che appunto lo stile di lettera. Lo stile della lettera è fatto di notizie di solito, soprattutto. Qui invece sono soprattutto norme, istruzioni, consigli, norme per l'organizzazione della comunità, istruzioni sulle varie categorie di persone. Consigli generali per la vita cristiana. È vero che questo è abbastanza comune in Paolo, perché anche nelle grandi lettere, chi di voi se ne ricorda qualcuna, ricorderà che sono sempre divise in due parti. La prima parte, quello che ha fatto lui per noi, la parte teologica, il regalo che Cristo ci mette in mano. La seconda parte, cosa dobbiamo fare noi se non vogliamo buttare via quel che lui ha fatto, la parte pratica, morale. Quindi c'è anche lì. Potremmo dire comunque che l'impressione che queste tre lettere lasciano è che Paolo, in un'atmosfera di addio, è in galera a Roma, in carcere, e sa che da lì uscirà soltanto per il taglio della testa, durante la persecuzione di Nerone, propone una specie di manuale per l'organizzazione delle comunità e la vita pratica dei cristiani. Ecco, potremmo sintetizzare un po' così. Autore e data. Chi c'è dietro le lettere pastorali? C'è il vecchio apostolo che è stato peregrinante per tanti anni, che attualmente è in galera, che sta per finire la sua corsa, che è chiamato al rendiconto finale, oppure c'è un qualche suo discepolo che non vuol perdere certi suoi insegnamenti e li trasmette quindi e li comunica agli altri, scrivendo come se fosse Paolo stesso a parlare. È un problema storico, e in quanto problema storico bisogna guardare cosa dicono le fonti. Potremmo approfondire un pochino. E le fonti cosa dicono? Beh, le prime fonti sono del secondo secolo e c'è il Codice dei Muratori, 180 d.C., il quale afferma che le lettere pastorali sono di Paolo. Subito dopo di lui, c'è all'inizio del terzo secolo, un certo Ireneo di Lione, Sant'Ireneo di Lione, che ve lo dico a il quale conferma che sono di Paolo. Sempre nel terzo secolo, nella chiesa di Alessandria d'Egitto, dove c'è una chiesa importantissima, un patriarcato orientale molto importante all'epoca, alcuni dei padri di quella chiesa, terzo secolo, fra tutti Clemente e Origene, sostengono che le lettere pastorali sono di Paolo. E nel IV secolo lo storico Eusebio, sempre cristiano, tutti i nomi che noi abbiamo dimenticato, insomma, li conoscono solo gli esperti praticamente, o poco più. Comunque vale la pena, visto che c'è l'occasione, li tiriamo fuori. Nel IV secolo la paternità paolina delle lettere è sanzionata anche dallo storico Eusebio, che nella sua storia dei primi secoli della Chiesa sottolineano Paolo scrive queste lettere. Ma se nella tradizione c'è tutta questa unanimità, perché i moderni, nei primi 200 anni, dicono «Eh no, non siamo d'accordo». Quali sono le motivazioni del no? Sul piano teologico, la Chiesa, la istituzione di salvati, tende a diventare una istituzione che porta salvezza. Chi è il Salvatore? Gesù o la Chiesa? Non ci piove. Però in queste lettere sembra quasi che sia la Chiesa che diventa mediatrice di salvezza. La Chiesa è mediatrice di che cosa? Di testimonianza a Cristo, quindi alla salvezza. Non di salvezza.
Cristo non ha bisogno di mediatori che mediano tra lui e l'umanità, perché già lui è mediatore tra Dio e l'uomo, tra Dio e gli uomini. È chiaro questo? Quindi dico, sembra di vedere questa tendenza, un primo motivo. Secondo, la fede è adesione a Cristo, alla persona di Cristo, o adesione a un credo ufficiale? A Cristo. Ma se io Cristo non l'ho conosciuto, come faccio a credere in Lui? Dovrò bene ascoltare quello che mi dicono gli altri, o l'hanno conosciuto, o l'hanno conosciuto prima di me comunque, e dire, ecco, anche noi di Cristo abbiamo capito questo, questo e questo, e se la cosa non mi è ostica, se accetto il loro modo di credere, di loro che mi annunciano Cristo, devo anche accettare il credo nel quale loro credono. Si può dire così? Io dico così, ecco, perlomeno, per capirci. Mi sembra chiaro? Cioè è un'affermazione che può lasciare il tempo che trova questa. Ce n'è poi una terza, che in queste lettere stranamente Paolo non presenta nessun punto di rottura, cioè qualche riflessione che ribalta le cose un po'. Sembra appiattito, sembra ormai forse stanco, non fa che ripetere cose già dette. E questo sembra molto strano in Paolo. Però ha più di 60 anni, sa che di lì a poco tempo deve morire, non è poi impossibile che dica lasciamo le discussioni agli altri, è vero o no? Un argomento linguistico. Il greco delle lettere pastorali presenta molti vocaboli nuovi. Qualcuno li ha contati tutti, 305. Vocaboli che non si trovano mai nelle altre lettere paoline. Come mai? Queste sono scritte più tardi. Sono scritte più tardi, ma poi c'è anche una cosa da dire. Una risposta è, ma guarda che nelle lettere pastorali troviamo argomenti, temi che non sono affrontati in questo modo nelle altre lettere. Temi diversi, argomenti diversi, presuppongono vocaboli diversi. C'è poi una cosa, che siano diversi da quelli che Paolo utilizza normalmente, è vero, però non sono neanche nuovi. La maggior parte di questi 300 sono utilizzati già nella Bibbia ebraica, tradotta in greco dai 70, 250 anni prima di Cristo. E Paolo, parlando in comunità che non sono ebraiche, ma che parlano greco, quale Bibbia utilizza? La Bibbia dei 70. Non utilizza la Bibbia ebraica, perché lui la capisce. Se quella dei 70 che è in greco capiscono. E quindi è normale che questi vocaboli che trova nell'Antico Testamento tradotto in greco, le utilizza anche lui scrivendo a Timoteo e a Tito. Non c'è niente di strano. E infatti, togliendo tutti questi vocaboli che si trovano già anche nell'Antico Testamento in greco, i vocaboli nuovi sono una quarantina, il che non è una grossa... Cioè, questo argomento si svuota un po'. Casomai, ecco, più grave, cioè che lascia più perplessi, è il fatto che mancano certe parole chiave di Paolo. Manca, per esempio, la parola giustificazione, che per Paolo è una delle parole fondamentali. Cosa fa Cristo per noi? Ci giustifica davanti a Dio, ci rende giusti. Manca la parola carne, per dire la parte dell'uomo che rifiuta la salvezza in Cristo. Quindi non il fatto che sia di carne, ma la carne come simbolo del negativo. Manca la parola libertà, che è uno degli effetti dello Spirito, e lo Spirito stesso è messo con la sordina in queste lettere. Questo lascia più perplessi. Ecco perché parecchi dicono, ma forse... Forse c'è proprio da dire che più che Paolo a scrivere sia stato un qualche suo segretario. E i casi sono due. Cioè, la maggior parte oggi, tra gli esegeti, propendono tra quelli che negano la paternità di Paolo, naturalmente, che non sono tutti, però c'è una buona fetta, quelli che dicono o Paolo ha incaricato un suo aiutante che gli fa da segretario e nello stesso tempo anche però redattore, cioè non soltanto scrive a nome suo, secondo le sue idee, ma ci mette del suo come vocaboli, come terminologia. Non c'è la dettatura di Paolo come in tante altre lettere dove Paolo detta, l'altro scrive, poi lui firma alla fine, no? Qui gli dà l'incarico, guarda, parla di questo, questo, questo e quest'altro, impostalo così, impostalo così, e poi lascia libertà. Questo serve una possibilità. Questo discepolo, redattore, oltre che segretario, che scrive al posto di Paolo e Paolo al limite firma alla fine. Oppure, se però queste lettere sono state scritte dopo la morte di Paolo, allora un discepolo che lo conosce bene e che non vuol perdere tanti messaggi che Paolo
trasmetteva, comunicava, e dice, ecco, se Paolo fosse qui, su questi argomenti parlerebbe così. E quindi queste lettere sarebbero un documento pseudo-epigrafico, cioè uno stile di scrittura che era abbastanza comune 2000 anni fa nel mondo greco-romano. Io scrivo un libro su un certo argomento, una lettera e un documento su un certo argomento, su una certa realtà, la scrivo come so che il mio maestro farebbe, la scriverebbe, e poi la firmo a nome suo, col suo nome, mettendo sotto la sua autorità questo, e dicendo quindi questo è l'insegnamento che lui ci darebbe se fosse ancora qui, però non è più qui con noi, lo scrivo io. Per noi sarebbe un falso. 2000 anni fa per i letterati di allora era una forma abbastanza normale di scrivere. Comunque allora ci si può affidare a queste lettere? Che autenticità paolina c'è dentro? Quella storico-critica letteraria? Discutibile. Quella dei contenuti? Garantita. Perché il messaggio che danno è davvero quello di Paolo. E ve ne accorgerete anche voi leggendo, anche su spesso la frequenza di testimonianze personali che lui mette dentro in queste lettere. Sì? Ma lui queste lettere le ha scritte quando era in carcere? Le avrebbe scritte in carcere. Ma in carcere lui aveva libertà di scrivere? Non è in carcere come è oggi, né? Poteva incontrare persone. Non è che lui avesse carta e penna e calamaio, però magari c'era qualcuno libero che andava a trovarlo e lui parlava e l'altro scriveva. Quello poteva succedere bene. Anche perché voglio dire, questo qua che si prende la briga al limite di scrivere e andare a scrivere a due vescovi, cioè... Ma forse magari c'è un collaboratore di Paolo che conosce bene e sa, forse dietro il carico di Paolo può averlo fatto. Perché mi chiedevo se in carcere, visto che è incaricato perché è cristiano, giusto? E gli lascia la libertà di divulgare il credo, è la mamma, è un controsenso. Beh, ti ricordi la lettera dei Filippesi? All'inizio cosa diceva? Che a causa del suo incarceramento anche molte guardie pretoriane, guardie dell'imperatore, credevano in Cristo adesso. Perché mentre è lì, lui predica. Anche le guardie. C'era un rapporto molto diverso quel che sarebbe oggi tra prigioniero, carcerato e carcerieri. No, non era bello, però era possibile conservare una relazione con alcune persone che da fuori potevano venire a trovarti, portarti da mangiare, portarti i vestiti puliti, prendersi quelli sporchi, insomma tante cose semplici, anche se volete spicciole, però utili per la persona, ecco. C'era una certa possibilità, il che vuol dire che le carceri non erano poi così bestiali come si immaginerebbe, di solito almeno, a meno che non fosse carcere duro, e allora era poche, ma quelli in quel caso li mandavano ai lavori forzati, qualcuno non vedeva più neanche il sole. Chi era condannato al lavoro nelle miniere entrava dentro e usciva solo con i piedi davanti, non era morto, basta, se lo portavano fuori, se non lo seppellivano addirittura dentro. Ma quella è un'altra cosa, e molti cristiani sono finiti così, però Paolo, anche perché era cittadino romano, quindi poteva godere nel carcere romane di un certo rispetto, certe facilitazioni. E infatti ecco perché lui viene ucciso col taglio alla testa, perché in quanto cittadino romano non può essere crocifisso, per esempio, perché la crocifissione era solo per gli schiavi. E gli ebrei erano considerati poco più di sgravi, insomma, ecco, era un po' lo sbando per questo. Sembra chiaro allora?